Cari amici, cari soci e soci Lions, ricominciamo nel 2021 il nostro appuntamento settimanale. Lo ricominciamo ora che sono con la Befana, con l'Epifania. L'Epifania porta via tutte le feste. Chiamiamole feste. Però io voglio fare una considerazione. Mai come quest'anno abbiamo visto che tutti o quasi tutti i club del nostro distretto si sono impegnati attivamente per aiutare le famiglie bisognose. Non parliamo delle organizzazioni già dei service avviati come per esempio Stelle in Strada, che continua, malgrado la pandemia, a fare attività di assistenza, ma parliamo di tutti i club. Tu, se vai sui siti e sulle chat dei Lions, Amici Lions, le varie chat che ci collegano, vedete che ogni volta c'è stata una consegna di doni, ma non solo di doni, di pacchi viveri, e consegne alle quali qualche volta ha partecipato anche il governatore. Allora, in questo quadro, ecco perché ho voluto incominciare la trasmissione che viene immediatamente dopo l'Epifania con Enzo Spiezia. L'avvocato Enzo Spiezia guida un service particolare. Nessuno è solo. Nessuno è solo. È un service che ha una caratteristica un po' diversa dagli altri, però è una caratteristica importante perché, lo dice la parola, aiutando la gente non si sente sola. Ecco Enzo, come nasce questa idea e a quale club è collegata e da quale club ha preso il via questa bellissima idea che tu segui, possiamo dire, da qualche anno ormai, ecco, da 5 anni, benissimo. Grazie Elio per avermi dato questa possibilità. Ringrazio l'emittente televisiva. L'idea nasce quando divenni Lions. Venendo dall'esperienza di 14 anni di lioismo, chiesi al club se fosse possibile che io creassi questo progetto che ha questa caratteristica. Ogni anno decidiamo di adottare una struttura e forniamo alla struttura quanto ci viene richiesto nella sua interezza. Il concetto di adottare una struttura annualmente sta perché dobbiamo sempre far sì che tutti possano avere un aiuto. In tal senso, in quell'anno si adotta quella struttura, gli si fornisce tutto quello che ci viene richiesto, e l'anno successivo altri potranno avere questo tipo di aiuto. Quindi, come vedo, non è una cosa che è un una tantum per questa struttura, è un aiuto che viene dato a questa struttura per un intero Per un anno. intero E come anno scegliete queste strutture? le strutture vengono scelte un po' per la mia conoscenza, atteso che io faccio parte di più associazioni, ho sempre vissuto al centro storico dove abbiamo tanto bisogno di aiuto e abbiamo anche poi avuto sempre una certa indicazione da parte dell'Arcidiocesi di Napoli che ci è Ecco, molto benissimo. vicino. Consideriamo che in 5 anni di lionismo abbiamo adottato la struttura di San Carlo all'Arena, dove abbiamo creato il guardaroba solidale, dove ogni persona che ne può fare richiesta può prendere gli abiti che gli occorrono. Abbiamo creato la camera ludica per i bambini del quartiere Sanità all'interno della struttura. I bambini, grazie al fatto che ci sono dei volontari che gli fanno fare i compiti, terminati i compiti non scendono in strada, ma rimangono lì appunto per giocare. Abbiamo fatto sì, in questi 5 anni che le famiglie del quartiere Sanità potessero fare il pranzo di Natale, il pranzo pasquale con i prodotti tipici perché abbiamo adempiuto a questa donazione. Quest'anno abbiamo voluto volare un po' più alto, abbiamo voluto volare un po' più alto perché invece di adottare una sola struttura abbiamo avuto la forza. E ringraziamo i club della prima circoscrizione che hanno molto sostenuto il progetto. Quest'anno abbiamo adottato più di una struttura. Non a caso, circa 10 giorni fa, abbiamo donato alla comunità delle Genti, che è un
residenza per i senza tetto, abbiamo donato oltre 400 litri di detersivo, beni di prima necessità e oltre 2500 abiti per costituire un altro guardaroba solidale. Queste sono tutte persone che purtroppo, non avendo una fissa dimora, specialmente in tempi di pandemia, hanno avuto la possibilità di essere accolte all'interno di questa struttura, dove vengono serviti di tutto. La seconda struttura che quest'anno abbiamo deciso di adottare è la fondazione di Don Luigi Merola, A Voce de Creature. Don Luigi Merola lo conosciamo tutti perché è stato un emblema. È un emblema della bontà della città di Napoli. La bontà ed è stato l'emblema che in un quartiere dove può essere più l'illegalità che la legalità c'è sempre speranza. Don Luigi veniva da un quartiere come Forcella, ha fondato questa grande struttura che oggi accoglie tanti ragazzi, definiti ragazzi a rischio, dove possono praticare sport, fare attività di vario genere, e noi, grazie al successo che abbiamo avuto quest'anno con la Riffa di Beneficenza ed altro, potremmo inaugurare proprio domani mattina alle 11.30, e invito anzi i club della prima circoscrizione a partecipare, inaugureremo una palestra. Ah, una palestra, benissimo, perché è l'occasione. Voi avete un incarico benemerito, quello di togliere i ragazzi dalla strada. Se se ne fossero tante di iniziative nella città, non si verificherebbero quei fenomeni tristi di quali abbiamo conoscenza anche in questo periodo, come per esempio dei giovinastri che assaltano i poveri rider, perché questi giovinastri, tra l'altro, abituati a stare in mezzo a una strada, abituati a stare fuori a un bar, poi alla fin fine fanno parte di famiglie a rischio, però alla fin fine per loro è un modo anche per passare il tempo, sono dei cialtroni che non vengono, però non sono stati abituati ed educati. Voi riuscite, io penso che ogni attività che voi fate in una di queste strutture avrà evitato la caduta di qualche ragazzo nelle grinfie della mala cultura, ecco. Una curiosità, e come vi finanziate? Ecco, perché questa attività costa, questo materiale costa, come vi finanziate? Elio, vengo da una formazione prima Leo e poi Lions. I Leo sono sempre stati conosciuti per la loro operatività nel creare delle attività. Tali attività devono poi consentire il finanziamento di quello che è il service, sì. Perché ci sono due passaggi fondamentali. Prima va fatta l'attività che consente la raccolta fondi e poi viene fatto il service. Nel caso specifico abbiamo fatto una semplice riffa con dei premi che ci sono stati donati da alcune aziende, e il costo del biglietto era un biglietto simbolico di 1 euro. Sì. Ma abbiamo avuto un buon successo e appunto siamo riusciti a comprare sia le strumentazioni per fare la palestra, sia tutto quello che sono stati beni di prima necessità per la comunità delle genti che accoglie gli homeless. Quello che dico sempre io, quando terminerà la pandemia potremmo adempiere a quelle attività a cui io sono avvezzo, come ad esempio trascorrere una bella serata tra amici Lions e non Lions, di modo da foraggiare anche l'ingresso di nuovi soci, con attività come ad esempio una bella cena con delitto o un grande aperitivo solidale, dove con un piccolo rincaro sul biglietto noi possiamo creare quello che poi sono le condizioni per il service, ossia la raccolta fondi, e in più ci siamo anche divertiti perché abbiamo magari trascorso una piacevole serata tra amici, con l'unica differenza che abbiamo fatto del bene a persone meno fortunate. Vorrei anche aggiungere, oltre a tutto quello che abbiamo sinora detto, il progetto Nessuno è Solo è nato sì da questa idea, ma devo dirti la verità, è bello vedere come nella famiglia lionistica, quando sei Leo e diventi Lions, c'è quella totale accoglienza da parte dei Lions che sono stati i tuoi padrini. Non a caso io portai questa idea in assemblea, il club Lions Club Napoli Host, di cui sono socio, immediatamente approvò il progetto e mi diede, come si dice, carta bianca e libero spazio. Oggi abbiamo questi risultati dei quali siamo tutti molto contenti.
Per di più, io in questi anni, come tu ben sai, quest'anno sono coordinatore distrettuale membership New Voice, ho sempre collaborato con il progetto Nessuno è Solo unitamente alle New Voice. È bellissimo questo che tu mi dici, e quindi in effetti questo, diciamo che il club capofila quindi è Napoli Ost, però è tutta la prima circoscrizione che collabora in questa iniziativa, e penso che vi dia serenità e piacere vedere le facce delle persone quando ricevono qualcosa da voi. Tu torni a casa sereno e soddisfatto. Io dico sempre questo: il lionismo è un tipo di associazione unica nella sua essenza e nel suo genere. Siamo noi a servire, ma in realtà siamo noi a ricevere. Siamo noi a ricevere, perché quando hai servito tu ritorni, come dicevi tu, a casa con la gioia di aver potuto far sì che almeno una persona meno fortunata potesse avere sollievo dalla sofferenza. E proprio in questo momento mi hai fatto ricordare che il primo service di quest'anno sociale, che il nostro presidente è Graziella Salerno, il primo service è stato fatto in quest'anno sociale proprio dal progetto Nessuno è Solo, unitamente alle New Voice, coordinatore comunicazione e marketing Maria Assunta Veta, nonché mia futura sposa. Abbiamo immediatamente, appena è stato possibile, ricevuto da un nostro socio proprio, Francesco Lucrezzi, una serie di strumentazioni per una camera bimbo, quindi dal passeggino al girello al box, a delle strumentazioni per poter far mangiare il piccolo. Sono state immediatamente portate il 3 luglio presso la struttura di San Carlo all'Arena, che noi continuiamo a servire anche se abbiamo adottato altre strutture, ma la serviamo in una maniera diversa e ridotta rispetto agli anni precedenti. Chiaramente abbiamo donato queste strumentazioni, che sono andate ad una famiglia che ha 5 figli e purtroppo è una famiglia monoreddito. Ecco, quindi io ritorno su un concetto: è un'attività che non si esaurisce nel periodo delle festività, è un'attività che dura tutto l'anno. E poi mi è piaciuta una considerazione che tu hai fatto proprio qualche istante fa: noi diamo, ma in sostanza, in verità, noi riceviamo. Ecco, hai detto benissimo, questo è bello, perché in effetti tutti quanti voi che vi impegnate, che vi sacrificate, pensate che mentre state dando state ricevendo molto, state ricevendo nel vostro cuore, perché state ricevendo anche il piacere di vedere lo sguardo delle famiglie che ricevono qualcosa, e quindi io penso che vi siano riconoscenti. Senti, ma come nacque, me l'hai detto, 5 anni fa è nata questa idea, quando tu passasti dai Leo, se non ricordo male sei stato anche presidente distrettuale Leo, quindi quando sei passato dalla presidenza, da Leo ai Lion, e hai trovato subito in Napoli Ost, perché il club del quale tu fai parte, e quindi il club capofila, in effetti club capofila, che subito mi ha dato fiducia. E ringrazio sempre il club padrino, perché ad ogni idea mi hanno sempre dato fiducia. Poi devo anche dirti un'altra cosa, Elio, sono un tipo di socio che non riesce mai a stare fermo. Finito un service ne dobbiamo iniziare un altro. Questa mattina siamo andati a donare 30 calze per i bambini del quartiere Sanità, e verranno domani distribuite da padre Farì, che è il padre superiore dei missionari vincenziani, a tutti i bambini, dove purtroppo la Befana non ha avuto il tempo di passare. La gioia per noi oggi è stata di sapere che, anche se la Befana non ha avuto il tempo di passare, sono passati i Lions. Finito un service, domani inauguriamo la palestra presso la Fondazione Don Luigi Merola. Io dico, ne abbiamo finito uno, domani ne dobbiamo iniziare un altro. Quindi siete sempre in attività e sempre anche alla ricerca di idee nuove, purché servano per aiutare famiglie disagiate in quartieri difficili della nostra difficile città. Difficile città. Non a caso il progetto non si ferma. Prossimi passaggi che noi dobbiamo andare a fare,
ci sarà l'adozione di un'ulteriore struttura che è la Casa del Sorriso. La Casa del Sorriso è stata scelta da me perché? Perché molto spesso non si pensa e non si fa caso al fatto che quando una persona, specialmente purtroppo nella tenera età, si ammala, non è solo la persona che si ammala ad avere un tale disagio. Ancora di più ci sono le famiglie che nei casi in cui si devono trasferire, perché ad esempio i ragazzi devono avere delle cure specifiche in alcune città, ciò non è possibile, trasferire un'intera famiglia reca un grande disagio. La Casa del Sorriso consente alle famiglie che vengono da fuori, che hanno figli malati, di poter avere appunto una buona sistemazione, di poter far sì che per tutto il periodo di degenza, specialmente dei figli malati, possano stare in questa struttura e dare un contributo sì e no minimo. Adotteremo questa struttura donando quello che ci hanno chiesto, beni di prima necessità, e poi creeremo un'area relax nella parte di fuori perché hanno un giardino che attualmente è fatiscente. Altra cosa che faremo, siamo in tempo di Covid, in tempo di Covid si parla molto di vaccini, ma non dimentichiamoci che ci sono tanti bambini che non aspettano il vaccino contro il Covid, ma ci sono in paesi più poveri malattie che ad oggi in Italia sono debellate e purtroppo in altri paesi non lo sono. Quindi io ho deciso con il progetto Nessuno è Solo di riproporre la campagna Vacciniamoli Tutti in collaborazione con UNICEF e New Voice, dove con un modico contributo, comprando una tazza della Pimpa, che per chi ha un nipote è un regalo bellissimo, di 3 euro, sarà possibile con ogni tazza comprare almeno 3 vaccini. Bellissime queste iniziative, avremmo, se il tempo non fosse tiranno, potremmo parlarne a lungo, perché vedo che tu sei impegnato in tantissime attività, tutte finalizzate a far del bene, ad aiutare, perché come hai detto tu, aiutando gli altri io aiuto me stesso, perché miglioro il mio modo di vivere, miglioro il mio modo di stare al mondo e stare nella società. E allora di questo io penso che tutti dobbiamo ringraziare voi che vi impegnate così attivamente, e quindi perché dimostrate veramente di essere il simbolo della nostra associazione. Il We Serve è proprio insito nel vostro modo di agire, è insito nel modo di funzionare di questi service. Tanti, ce ne sono tanti, ma di quello di cui hai parlato tu mi colpisce particolarmente, perché non si esaurisce in un periodo ristretto. Allora penso, da semplice Social Lions, di ringraziare te, come di ringraziare tutti quanti quelli che si stanno impegnando. E l'abbiamo già detto e lo ripeto ogni volta che veniamo qua: in questo tempo di pandemia siamo stati capaci noi Lions di inventare perfino iniziative nuove. E questa è un'iniziativa vecchia, però è una iniziativa vecchia sempre nuova, e quindi di questo vi ringrazio. E con questo Elio Fusco vi saluta, e con Elio Fusco vi saluta Enzo Spiezia. Grazie.